Fondazione ha voluto ricordare questo momento storico insieme alle celebrazioni fatte dall'amministrazione comunale. Una grossa soddisfazione è stata l'adesione massiccia della popolazione, che ci ha veramente dato moltissimi reperti storici, moltissimi diciamo oggetti e documenti, e grazie anche alla collaborazione del Tirreno, che è diventato con questa mostra il nostro media partner. Sappiamo benissimo che l'Italia è scesa in guerra nel 1915, noi appunto celebriamo quest'anno il centenario, e che le principali battaglie del Regno Italiano si sono svolte su due principali fronti, quindi quello alpino e quello sul fronte dell'Isonzo. La Toscana quindi è stata relativamente toccata da questa grande guerra, pochissimo diciamo, però i ragazzi di queste zone sono comunque partiti e si sono ritrovati al fronte a combattere per poter sopravvivere. La Fondazione ha deciso di andare a cercare negli archivi della Toscana gli episodi che hanno coinvolto le popolazioni locali. Ne abbiamo scoperti tre molto interessanti. Il primo, che riguarda appunto le lettere dei ragazzi cecinesi al fronte, che hanno tenuto una corrispondenza con le proprie famiglie. Si stima che durante la Prima Guerra Mondiale si siano spedite oltre 30 milioni di lettere, quindi veniamo a conoscenza che lo scrivere insieme al pregare erano due degli episodi principali di compagnia per questi ragazzi al fronte. Il secondo episodio che abbiamo rappresentato è il bombardamento di Portoferraio da parte di un sommergibile che è sbucato dalla linea d'acqua di fronte all'industria siderurgica di Portoferraio, bombardandole. E i cittadini di Portoferraio si sono, non potendosi difendere in alcun modo a livello bellico, l'unico modo che avevano per potersi difendere è stato quello, a fine bombardamento, di stendere fuori dalle finestre tutte le bandiere italiane, come per dire: noi non ci faremo sopraffare, noi siamo italiani, abbiamo niente per potervi combattere, ma le bandiere le tiriamo fuori. Quindi un episodio molto molto bello e sicuramente emotivo. E il terzo episodio che abbiamo raccontato a livello locale è quello di un aereo dirigibile che era a distanza a Pontedera. Sappiamo bene che gli aerei dirigibili erano a distanza sulla costa toscana per controllare se era in pericolo, in quanto c'era la possibilità di un attacco da parte di un sottomarino nemico. Quindi questo aereo sommergibile faceva spola da Pontedera fino alle coste tirreniche. Uno di questi è caduto a Castellina, provocando delle vittime, e noi abbiamo recuperato alcuni cimeli appartenuti al dirigibile stesso, compreso l'elica, e al pilota del dirigibile, Fenu, di cui abbiamo la giacca e altri piccoli cimeli in mostra. Noi si pensa soltanto, quando si parla di guerra, a chi combatte, no? Quindi si parla di ragazzi sul fronte, si parla di militari, si parla di civili comunque che magari attraverso enti benefici sono anche loro sul fronte a dare una mano a chi combatte. Però non si pensa mai che una guerra si combatte anche da casa. A livello emotivo ha dilaniato delle famiglie, si parla di malattie psichiche di guerra provenienti proprio dal 1915 in poi, studiate tutt'oggi. Quindi questa è una cosa molto molto importante che deve far riflettere, perché spesso si viene a conoscenza dell'episodio di guerra dall'inizio alla fine del bombardamento e poi non si pensa mai alle conseguenze e a quello che succede dopo. La febbre spagnola, che poi c'è stata dopo la Grande Guerra, ha causato più di 30 milioni di vittime, quindi la metà esatta, più del doppio, scusate, di quelle che ha causato poi la Prima Guerra Mondiale in se stesso. Quindi un episodio che è venuto dopo
causato dalla sofferenza del durante. Quindi questi sono episodi che devono far riflettere, perché è molto 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 importante prima di agire pensare che una guerra non finisce mai quando inizia. Le guerre che stiamo combattendo adesso non stanno finendo, avranno sempre un continuum, e il continuum è sempre peggiore della guerra stessa. La mostra La Grande Guerra, il mondo contro se stesso, sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 20 fino al 3 maggio, e l'ingresso è naturalmente libero.